taglio ruvido, insomma, delle cose. Partirei dalla cosa della la destra e la sinistra, la destra e la sinistra. Ora, quando quelli che dicono di non essere né di destra né di sinistra cominciano a fare delle cose di sinistra, a noi va assolutamente bene. Cosa vuol dire fare cose di sinistra? Vuol dire assumere un atteggiamento contro lo sfruttamento, contro il nazionalismo, contro il razzismo. E questo lo avviene appunto anche da parte di, mentre una volta chi si dichiarava né di destra né di sinistra faceva regolarmente cose di destra, negli ultimi tempi è accaduto questo. Poi cosa significa oltre a questo? Lo ha già accennato Cisamendola e quindi ci torno sopra telegraficamente. Significa oltre la socialdemocrazia e oltre il laburismo, perché la sinistra, come si è data, come si dà in forma maggioritaria di potere nel nostro tempo, è questa, quella del laburismo e della socialdemocrazia, sia pure in crisi. Ora, cos'è che fondamentalmente resta fuori dalla socialdemocrazia e dal laburismo? Restano fuori le nuove forme del lavoro, resta fuori il lavoro precario, restano fuori delle nuove soggettività che si trovano all'incrocio tra esistenza e lavoro. Restano fuori le vite messe al lavoro, queste cose di cui abbiamo parlato tante volte e quindi sulle quali non ritorno. Queste forme sono queste, insomma, è lì che bisogna smettere di parlare di sociale e di politico, ma solo di politico, perché queste forme si danno come espressione, come necessità, in una dimensione che non può essere altro che quella politica. Come si fa a affrontare il problema del conflitto tra produttività e ecologia se non nella politica? E solo noi abbiamo bisogno di una nuova politica, poi quali forme, di una politica anzi, poi quali forme, partiti, associazioni, coalizioni, eccetera, ne possiamo discutere, ma è questa politica la cosa che va costruita. Sulla questione dell'orizzontalità e della verticalità dirò solo uno slogan: orizzontalità non come sommatoria né di interessi corporativi né di disgrazie individuali o collettive, verticalità non come gerarchia ma neanche come rappresentanza come l'abbiamo conosciuta fino ad ora. Ora appunto queste cose che rimangono fuori dalla socialdemocrazia e dal laburismo sono delle soggettività alle quali nella costruzione di questa politica devi fare riferimento. Perché? Perché grazie allo snodo in cui si trovano, grazie al fatto di essere appunto precarie, nomadi, intermittenti, eccetera, sono le più esenti da derive di carattere identitario. Il precariato, secondo me, contrariamente a alcune correnti che vogliono invece sospingerlo in quella direzione, ha una vocazione universalistica, proprio perché non soffre dell'affezione radicata a una tradizione, a un luogo, a una mansione, a una regola di vita. Quindi questa vocazione, diciamo, universalistica del precariato e delle nuove forme del lavoro, secondo me deve essere quella che ci orienta. Ovviamente ci sono infinite correzioni, omissioni, lacune in tutto quello che sto dicendo, ho scelto semplicemente un punto che a me sembra poter essere illuminante per quello che dobbiamo fare. Grazie. Allora, chiamerei Gianluca Solera.